Buongiorno, sono lieto di presentare a tutti voi un progetto che è stato condiviso insieme ai patronati e ai sindacati della Liguria, che ha come tema lo sviluppo e la valutazione di quelle che sono le competenze dell'INAIL, attraverso uno strumento un po' innovativo, attraverso l'immagine video, che può comunicare forse meglio quelli che sono i contenuti delle disposizioni, delle normative e soprattutto dei diritti che i lavoratori hanno in materia di previdenza e assicurazione sul lavoro. È noto che l'Istituto negli ultimi anni ha sviluppato molto le sue competenze, assorbendo altri enti e riuscendo ad avere, oltre che il tradizionale core business, che è l'assicurazione sul lavoro e la parte, diciamo, assistenziale, retributiva, diciamo, dell'infortunio, della malattia professionale, anche quelle che sono competenze in materia di prevenzione, di cura, attraverso le prime cure ambulatoriali, di protesica, di reinserimento lavorativo e diciamo anche di ricerca ultimamente attraverso l'assorbimento di un altro ente che faceva ricerca sulla sicurezza del lavoro. Bene, tutte queste competenze, queste innovazioni, queste diciamo disposizioni nuove devono essere assorbite forse da tutti quanti noi, in primo luogo noi operatori dell'INAIL, ma anche tutti coloro che collaborano insieme a noi per la tutela del lavoro e della promozione e della prevenzione sui luoghi di lavoro. Chiaramente questo progetto, insieme diciamo, ai patronati, a tutti voi, è rivolto alle persone che ogni giorno quotidianamente si confrontano con i lavoratori, che richiedono di conoscere le parti relative ai loro diritti, ai loro diciamo, accadimenti infortunistici o di malattia e devono sviluppare quelle che sono le competenze per poter servire al meglio i cittadini. Allora, insieme forse possiamo fare, attraverso anche questo strumento, un buon lavoro per tutti quanti i nostri colleghi e concittadini italiani. Una tutela del lavoro che sia effettivamente una tutela diretta verso l'interessato e che possa, diciamo, attraverso operatori dell'INAIL e operatori dei patronati, realizzare quello che è, diciamo, un auspicio per tutti, un riconoscimento dei diritti dei lavoratori a tutto tondo, a tutto pieno. Grazie. Per noi patronati di CGIL, CISL e UIL, l'obiettivo di queste video lezioni è suscitare interesse e curiosità per i temi trattati negli operatori di patronato e nei rappresentanti sindacali dei lavoratori, in modo da essere sempre più capaci e più adeguati a svolgere i nostri compiti. In Liguria vengono riconosciuti ogni anno migliaia di infortuni sul lavoro e centinaia di malattie professionali, spesso con l'intervento medico-legale del patronato. Sono numeri molto significativi. Se aggiungiamo l'innalzamento dell'età pensionabile e il conseguente allungamento della vita lavorativa delle persone, è evidente come sia importante difendere e mantenere la propria salute sin da giovani, sia con corretti stili di vita, ma anche con investimenti sui luoghi di lavoro per la sicurezza. Per le organizzazioni sindacali, conoscere i meccanismi del sistema tariffario dell'INAIL, la premialità, le incentivazioni per le buone pratiche in materia di sicurezza sul lavoro, è uno strumento utile per la contrattazione in azienda. Così come è importante conoscere le tutele che l'INAIL mette a beneficio dei lavoratori che hanno contratto danni alla salute a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, per la garanzia del posto di lavoro, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per il reinserimento lavorativo, per le cure, per la riabilitazione e per il risarcimento economico del danno subito. Perché spesso ci si lamenta per le cose che non si hanno, però non si conosce quello che invece ci spetta. Quindi per noi patronati e organizzazioni sindacali è proprio importante saper orientare i lavoratori nel sistema di tutele che l'INAIL offre. Questo progetto formativo è stato realizzato grazie alla collaborazione della Direzione Regionale dell'INAIL Liguria e i patronati regionali di Inca CGIL, INAS CISL e ITAL UIL. Prima di iniziare il corso vero e proprio, volevo dare una breve spiegazione su cosa sono i patronati e il ruolo che svolgono in Italia e all'estero. Esso si occupa di assistere, tutelare, offrire consulenza a tutti i cittadini in Italia e all'estero, dentro e fuori i luoghi di lavoro. È l'attività mirata al conseguimento di prestazioni in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali, assistenza come le invalidità civili e indennità di accompagnamento, previdenza come le pensioni, sostegno al reddito come indennità di disoccupazione, maternità o bonus bebè, immigrazione ed emigrazione e come in questo progetto di formazione professionale. Il patronato è un corpo intermedio che si pone tra il cittadino e gli enti previdenziali ed assicurativi per aiutare a svolgere le pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento di una determinata prestazione.
Ma il patronato non è un mero postino telematico. Esso svolge un importante ruolo per la tutela e l'esigibilità dei diritti, ponendosi a volte in posizioni controverse a decisioni assunte dai vari istituti. L'alta professionalità delle sue operatrici e dei suoi operatori, l'utilizzo di consulenti professionisti, quali medici legali, avvocati, ingegneri, e la forte capillarità del territorio, delle presenze sul territorio dei propri uffici, contribuiscono alla realizzazione concreta di giustizia sociale in Italia. La soppressione o anche solo l'indebolimento del patronato significherebbe lasciare milioni di cittadini da soli a districarsi nei meandri della burocrazia. Grazie. Una delle attività che svolge prevalentemente il patronato è quello legato al riconoscimento delle malattie professionali. La malattia professionale è un evento dannoso, graduale e progressivo che colpisce il lavoratore in occasione di lavoro. In Italia nell'anno 2016 sono state presentate ben 60.000 domande di riconoscimento di malattia professionale, con un trend in aumento se prendiamo in considerazione il periodo dal 2014 al 2016. In Liguria le domande di riconoscimento malattia professionale presentate sono state 1.237. L'INAIL, quindi l'istituto assicurativo, ne ha riconosciute ben 379. Le malattie professionali più diffuse e ricorrenti sono l'asbestosi, l'ipoacusia, la sindrome del tunnel carpale e le malattie muscolo-scheletriche. Compito del patronato, una volta acquisito il certificato telematico redatto dal medico, è quello di inviare la richiesta all'istituto assicuratore utilizzando il canale online. Quindi una volta inviata la domanda, questa va corredata con tutta la documentazione amministrativa, tipo libretto di lavoro, estratto conto dell'INPS e sanitaria, per mettere l'istituto nelle condizioni o quanto meglio di fornire all'istituto tutti gli elementi per il suo riconoscimento. In caso di diniego della prestazione, il patronato mette a servizio dell'utenza i suoi consulenti medici e consulenti legali per poter proporre sia il ricorso amministrativo e eventualmente in ultima ratio quello giudiziario. Thank you.